Il deputato nazionale del Partito Democratico, Khalid Chaouki, si barrica nel centro d'accoglienza a Lampedusa. Il video messaggio di protesta. Non si rispetta la legge perché le persone qui devono stare. Lui è Khalid Chaouki, 30 anni di età, originario del Marocco. È un deputato nazionale del Partito Democratico. Si è barricato nel centro di prima accoglienza e soccorso a Lampedusa, dove l'avvocato siriano, anche lui Khalid, ha registrato il video che ha provocato lo scandalo internazionale sui trattamenti sanitari ai clandestini ospiti. Il parlamentare del partito di Matteo Renzi, già a Lampedusa in visita da privato cittadino sabato scorso, protesta contro le condizioni in cui versano i migranti nella struttura in contrada Imbriacola. Alcuni sono costretti nel centro dal 3 e dall'11 ottobre scorsi, sopravvissuti ai naufragi. La Procura della Repubblica di Agrigento ha bisogno di loro perché testimoni nell'ambito dell'inchiesta in corso. L'onorevole Khalid Chaouki invece oppone la provvisorietà della permanenza nel centro di Lampedusa in attesa del trasferimento e annuncia: sarò qui nel centro fin quando gli ospiti non saranno trasferiti. E poi rilancia: il centro d'accoglienza di Lampedusa è un luogo indegno. Vi sono 7 eritrei sopravvissuti al naufragio del 3 ottobre e 6 migranti in sciopero della sete e della fame da 3 giorni. E tra i 6 vi è anche Khalid, che ha registrato il filmato, e non è ammissibile che sia ancora qui. Vi sono più di 200 migranti che vivono nel centro da mesi, quando le norme internazionali prevedono una permanenza massima di 96 ore. Le condizioni sono disastrose. Entra acqua dal tetto, alcune stanze sono allagate, i bagni non funzionano, non vi sono spazi per la mensa. Davanti ai morti di 2 mesi e mezzo fa abbiamo assistito al lutto e al cordoglio e siamo ancora alle promesse. Ho mangiato con i migranti e resto qui a dormire fino a quando non sarà ripristinata la legalità e l'Italia non si adeguerà alle norme del diritto internazionale. Fuori di ogni legalità, non si rispetta la legge perché le persone qui devono stare al massimo 96 ore, invece qui ho scoperto questa mattina che ci sono ancora alcuni sopravvissuti alla tragedia del 3 ottobre scorso, quindi credo che non sia accettabile per noi continuare a stare in silenzio di fronte a questa chiara violazione della legge e rimango qui a oltranza finché non verrà liberato il centro dalle persone destinate a centri più dignitosi, perché qui purtroppo non ci sono le condizioni per un'accoglienza umana nel rispetto dei diritti umani elementari.